Benvenuti a tutti, grandi e piccini. Oggi incontrerete il re di tutti i teatrini. Il suo nome è Kamishibai. Ascolta e impara tutto quello che vedrai. La storia che andremo a scoprire tante cose importanti ci farà capire. Un uomo e una donna davvero speciali toglieranno dal tuo cuore tutti i mali. Mettiti comodo e fai attenzione. I bambini e Santana ti augurano buona visione. Carlo Tancredi nasce a Torino, in una ricca famiglia aristocratica. Giulia Colbert nasce in Francia, in un castello della Vandea, da una famiglia aristocratica. Chi si preoccupa dell'istruzione dei figli dei propri contadini. Durante la Rivoluzione francese, Giulia viaggia all'estero, trascorrendo infanzia e prima giovinezza a Germania, Olanda e Belgio. Giulia ritorna in Francia a Parigi, alla corte di Napoleone, perché il suo castello era stato distrutto. Lì incontra e conosce Carlo Tancredi, Faletti di Barolo. Nasce tra loro un amore profondo e bello e si sposano a Parigi. All'inizio vivono a Parigi, ma poi si stabiliscono a Torino, nel loro palazzo, chiamato Palazzo Barolo. Qui comincia per i due sposi l'avventura d'amore e carità, che ha veramente dello straordinario. Giulia comincia a far visita ai poveri della città. In particolare si interessa alla realtà delle carceri. Si accorge che le persone che entrano in carcere si abbruttiscono e vengono abbandonate al disprezzo per le loro colpe. Lei non si dà pace fin quando non riesce proprio a condividere con loro la vita quotidiana. Tutti i potenti le dicevano che non andava bene occuparsi delle persone in carcere perché meritavano la pulsione. Pian piano lei riesce ad ottenere il permesso della famiglia e va a vivere le donne carcerate. All'inizio queste persone le fanno dispetti e la insultano, ma lei non reagisce perché è contenta di occuparsi di loro. Giulia invia
al governo una relazione sulle cose brutte che capitavano nelle carceri e manda dei suoi progetti per migliorare la situazione. Giulia era convinta che il carcere non dovesse solo punire, ma dovesse servire a riabilitare le persone e inserirle nella società. Il suo progetto era quello di istruire le persone delle carceri, fare lavorare con una retribuzione, ma soprattutto educarli ad amare Dio. Si preoccupa anche che le donne siano vestite con dignità e abbiano cibo a sufficienza e soprattutto che vivano con amorevolezza. Quindi Giulia fonda la prima scuola popolare femminile di Torino per le bambine del popolo. Carlo nel frattempo si preoccupa della formazione al lavoro dei giovani e dell'istruzione dei bambini, facendo aprire tante scuole elementari. Carlo e Giulia fondano uno dei primi asili infantili d'Italia. Ben 200 bambini e bambine. Quindi nasce il rifugio, una casa di accoglienza per le ragazze ex carcerate e le tante bambine abbandonate della città. Carlo Tancredi viene eletto sindaco di Torino e da subito fa abbellire la città e fa mettere cose che rendono più semplice la vita delle persone. L'illuminazione, distribuire la legna per fare il fuoco, per scaldarsi durante l'inverno. I turette per fare avere acqua pulita a tutti i cittadini. Costruisce il cimitero monumentale e la chiesa Gran Madre di Dio. Tutte queste cose erano anche per i cittadini più poveri. Questi due sposi viaggiano molto, anche in Italia e in Europa, proprio per prendere spunto dalle cose belle che vedevano, per aiutare la loro città. Alcuni ospiti del rifugio chiedono di diventare suore, perché avevano ritrovato davvero il senso della vita nella fede. E Giulia Di Barolo fonda le suore di Santa Maria Maddalena. A queste suore dà una missione molto importante: andare a dire a tutti quanto è buono il nostro Dio. E affida queste suore delle bambine orfane, come se fossero delle figlie, e le chiama le Maddalenine. Insieme all'aiuto di Giulia, Carlo fonda le suore di Sant'Anna per l'educazione dei bambini dell'asilo e di quella delle bambine più povere. Purtroppo a Torino arriva una brutta malattia, il colera. Carlo e Giulia aiutano tantissimo gli abitanti. Giulia andava tutti i giorni a trovare e aiutare gli ammalati. La carità di Giulia era delicata e attenta a queste persone, che confortava e consolava.
Carlo però si ammala. I medici dicono ai due sposi di mettersi in viaggio per riposarsi. Durante il viaggio Carlo si aggrava e tra le braccia della sua sposa sale in cielo. Giulia utilizzò l'intera eredità per aiutare i più poveri e scelse uno stile di vita povero e semplice, come quello delle persone che aiutava. Giulia lavorò anche insieme a Don Bosco per aiutare i giovani della città. Più avanti Giulia si ammala gravemente e sale in cielo insieme a Carlo e a Buon Gesù. La dedizione alla carità che ha segnato la loro intera vita è nata dalla loro fede e dall'amore presente di Dio. Ancora oggi il carisma di Carlo e Giulia è vivo e vivace attraverso le loro opere in tutto il mondo. Uno degli esempi è proprio la nostra scuola, che per noi è una vera famiglia.